Grande Fratello VIP 2022-2023 25 ottobre 2022 19:14 Daniele Dal Moro spegne i sogni romantici di Eleonore Ferruzzi. Per me è un'amica. Non c'è niente, Daniele Dal Moro fa chiarezza a proposito del suo rapporto con Eleonore Ferruzzi e, di fronte alle domande di Jaele De Donà, risponde di non ricambiare l'interesse romantico della coinquilina. Per me è un'amica. Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shah in Italy attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello VIP 2022-2023 attiva gli aggiornamenti Daniele Dal Moro non ricambia l'interesse romantico di Eleonore Ferruzzi. Lo ha chiarito qualche ora fa nella casa del Grande Fratello VIP anche in risposta a quanto accaduto nel corso della diretta del reality show del 24 ottobre. Il GF non si è reso pienamente conto dei sentimenti di Ferruzzi nei suoi confronti e, in risposta alle domande di Jaele De Donà, ha deciso di essere chiaro per evitare futuri fraintendimenti. Daniele Dal Moro confessa a Jaele di non ricambiare i sentimenti di Eleonore. Parlando con Jaele, Daniele ha ammesso di essersi accorto dell'interesse di Eleonore che, tuttavia, non ricambia allo stesso modo. Io cerco di essere chiaro nei comportamenti e negli atteggiamenti, faccio in modo che le cose non vengano travisate. Poi, non sono scemo, mi sono accorto che Eleonore si è affezionata a me ma non mi va di, che devo fare? Non parlare più con lei? Anche per me è importante qua dentro ma faccio in modo, lei la mattina vorrebbe un abbraccio o un bacio e io è più facile che abbracci un'altra persona che lei. Perché se lo faccio con lei, non faccio il suo bene. Lei si arrabbia, mi prende a parole ma va bene. Jaele ha provato quindi a vederci chiaro, chiedendogli conto di determinati atteggiamenti, ho visto che le avevi dato un bacio a stampo, che l'avevi imboccata con una banana. Per te non c'è niente? Ma Dal Moro non ha tentennato, no, assolutamente. Per me è un'amica. Daniele, non mi va di troncare il rapporto con Eleonore, ma anche le frasi, sei il mio grande fratello, o, vieni via con me. Mi ha detto che quando eri in crisi, le hai chiesto di venire via con te, ha chiesto ancora Jaele, domanda a cui Daniele ha risposto così, ma forse era, vai via anche tu. Ti garantisco che sono sereno. So che qualsiasi cosa faccio, lei si lega di più ma non mi va di troncare i rapporti con lei o limitarli al minimo. Mi diverto, è una persona intelligente con cui mi piace parlare. La donna gli ha quindi consigliato di fare chiarezza anche per evitare eventuali fraintendimenti e il ripetersi di liti come quella con Nikita Pelison, cerca di mettere le cose in chiaro perché ti assicuro che lei non l'ha capito, qui il video.